Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi sarà torta al cacao. Per preparare la torta al cacao occorrono 6 uova, che poi andremo a separare tra forno e chiare, 150 g di cioccolato amaro in polvere, 100 g di burro, 150 g di zucchero, 300 ml di acqua tiepida, mezza bustina di lievito per pollici, una bustina di vanillina, un pizzichino di sale e 85 g di farina. Per prima cosa montiamo le nostre chiare a neve ferma. Aggiungiamoci un pizzichino di zucchero, così monterà meglio. Ed ecco qua che è pronta. La togliamo, la mettiamo da parte, che ci servirà dopo. Sempre nello stesso recipiente mettiamo le uova, i tuorli, con lo zucchero. Mescoliamo. Aggiungiamo la vanillina. Mezza busta di lievito, sono 8 gradi. Un burro. Ed ecco qua, adesso scoliamo bene anche le pareti, dove la planetaria è arrivata. Incorporiamo le nostre chiare montate a neve tutte insieme. Sempre dall'alto verso il basso, in modo da non sgonfiare la consistenza. Ecco qua, deve venire bello cremoso, bello liquido, non deve diventare denso.
qua. Io ho imburrato una pillola da 30 cm di diametro. Prendo un pochino di farina. Tolgo quello in eccesso poi. Verso il composto. Così, senza toccare la pasta. Adesso andremo a infornarlo al forno già caldo a 200 gradi per circa 20 minuti. Ed ecco qua che la nostra torta al cacao è pronta. Adesso la lasceremo un pochino raffreddare prima di tagliarla. Ecco qua, adesso che sia un pochino intiepidita proviamo a tagliarla. Sempre calda. È un dolce piuttosto compatto che si può mangiare così semplicemente o abbinata con un pochino di panna montata o con un pochino di zucchero a velo. È un dolce semplicissimo e molto buono. Se vi è piaciuta questa ricetta lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto.